Allora. Avvocato. Allora, cerchiamo di risolvere la cosa perché non è possibile. Vabbè, allora, per il rapporto di amicizia e intercorso, tra me e te, ti ascolto. Però non è che io possa impiantare una causa di divorzio così, mi spieghi come sono andati i fatti? Così, cioè, mia moglie mi ha chiamato imbecille, mi ha chiamato. Oh, a me. E come? Io devo andare dal giudice a dire vuole il divorzio perché è stato chiamato imbecille. Ma scusi, mi dici come sono andati bene i fatti? Quella sera sono tornato a casa prima del previsto. Ma... devo essere sincero, un po' prima, e ho trovato mia moglie a letto con uno. Come l'ho visto, ho detto, scusa, ma che stai facendo, Elvira? E lei mi ha detto, e che, non si vede? Imbecille. A me. Di tu, di. Ma te l'ha detto pacatamente o gridando? Ho urlato, ha urlato. Furto me, cioè, voglio dire. Imbecille. Onesto. Vabbè. Secondo me la vinciamo la causa. C'è possibilità. E me allora, facciamo. Vieni con me in studio. Vengo. Sì. Avvocato. Madonna, che cosa bella ritrovarsi dopo tanto tempo. E io quando non ti vedo per un mese mi sento persa. Hai ragione, ci voleva proprio. No, comunque va tutto bene, sono contento, periodo tranquillo, il raccontami, lavoro. Sei uno splendore, ti una faccia che ridi da solo. Beh, dimmi tutto. Ah, non ti ho detto ieri sera, ieri sera c'è stata una festa a casa mia, Mari, con tutti gli amici di mio marito. Gli amici di Mari, fuggo, c'è così come... bella, elegante, ma c'era tanta gente, divertente, ti sarei fatto proprio, come si suol dire, a un'ora di notte. Sì, no, mi sono molto divertita. Beh. Soltanto che poi a un certo punto... Che è successo? La fine della festa, Mariolì. Me? Gli amici di mio marito hanno abusato di me. Gli amici di tuo marito hanno abusato di te? Sì. Madonna, a me, sventurati, disonesti, basta. Ma non c'è più religione. Gli amici di tuo marito hanno abusato di te? Madonna, a me. Scusi, tu che cosa hai detto a tuo marito? Che cosa ho detto? Ho detto domani. Fagli venire un'altra volta. Madonna, Mariolì, come mi so fatta. E vabbè, qua ci vuole. È una bella idea. Agli amici di tuo marito. Brava, agli amici di tuo marito. Sarà messo subito a posto. Nicola, il macellaio? Non è arrivato ancora. Come non è arrivato? Con la risma e non è arrivato. No. Direttore! Direttore, aspetta. Sono qua, a disposizione. Nico, tu ti rendi conto? Cosa? Sono le 10. Ah. Tu dovevi essere qui alle 9. Perché è successo qualche cosa? No. Guarda, meno male, si fa scandare. Ecco qua, hai visto le donne? Guarda qua. No, è capellato. Oh, è decaffeinato. Decaffeinato? A me senza zucchero? Vabbè. Lo prendo così, muah, buonissimo. Senti, tu quando sei tornato dall'India? Ieri sono tornato. Bel viaggio, veramente un viaggio. Se non sei stato in India, vai, perché ci sono un sacco di posti da vedere. Me l'hanno detto. Ma bella, è caratteristica. Soltanto che se spende un sacco di soldi, hai speso un sacco di soldi, no? Io no, io l'ho vinto il viaggio. Hai vinto il viaggio? L'ho vinto il viaggio. Non la volta la visita. Ah, non lo sapevi, perché no. Vado in India vado a pagare secondo te? Che ne so? Ho vinto, vita alloggio, tutto compreso. Guarda, un anno fortunatissimo, tutto è cominciato l'anno scorso. Ho giocato a Totocalcio, ho fatto 13 con la schedina. Veramente? Ho vinto 500.000 euro. Madonna. Ancora dovevo prendere i soldi, è arrivata la Lotteria Italia il 6 gennaio, ho vinto il secondo premio della lotteria. Quanto? 1 milione di euro. Tu immagini, c'è una cosa assurda, cioè non sapevo se gioire per una cosa o per l'altra. Hai vinto pure il viaggio. Mi ha chiamato il notaio, ma che io ho pensato, mo vado a riscuotere i soldi. No, il notaio dice, vedi che lei ha vinto un viaggio in India. Mo io vinto un viaggio in India. Sì, perché ha partecipato. E sono partito, sono andato in India. Ma guarda, bellissimo, veramente, albergo bellissimo. Sono andato su, la camera fantastica, ho aperto questa camera. Stava sulla poltrona, nella mia camera, una donna bellissima, con i capelli lunghi, scuri, questa ragazza indiana che mi guardava da così, come dice venuto, come se mi aspettava a me. E fatto le cose turche, eh? No, ragazza indiana. Quelle cose tu. Daxi, sai quelle proprio, quelle indiane. Quelle che hanno il bollino rosso. Bravo, bravo, il bollino qui rosso, quel bollino rosso. Come ho grattato il bollino, ho vinto la Peugeot 206. Mi sembra. La fortuna c'è però. Biglietti. Biglietti. Buongiorno. Biglietti, prego. Mi scusi, ma questo biglietto è per Palermo. Palermo, me? Questo treno sta andando a Venezia.
Mannaggia la miseria. Vuoi dire che è la prima volta che il conducente sbaglia strada? Sbaglia strada? Ho sbagliato strada, proprio quando sto dietro. Peppino! Mi sono fregato questo mese, vabbè. Sì, Donì, ti devo chiedere una cortesia. Sì. Cioè, tu lo sai che la prossima settimana mi devo venire a sposare. Beh. Senti, mi ha preso un po' una paura. È una paura di affrontare questa vita a due. Sì. Tu sei un uomo di esperienza, sì. Insomma. Però dimmi. Per far fronte e sposa a una certa età, quindi già dovresti sapere i pro e i contro che ci sono e non ci sono. Cioè, com'è la vita a due? La vita a due si fanno le cose. Cioè, la vita a uno si fa la cosa a uno, la vita a due si fanno le cose a due. Per esempio, essendo in due. Mo che ti sposerai, ovviamente, organizza, ti faccio un esempio. Quando lei decide, tu accetti. Hai capito come è bilanciata la cosa? Se lei parla, tu ascolta. Quando lei ordina, tu esegui. E se lei sbaglia? E tu chiedi scusa. Chi sono le cose a due? Bisogna starsi. Devo andare a dividere un attimo le acque. Sto coi piedi per terra, eh? Amore, noi per forza ci dobbiamo sposare.